Clamorosa la notizia che sta arrivando in queste ultime ore. Zhang non ha ancora risolto il problema del debito e l'accordo con PIMCO rischia fortemente di saltare. Ascolta tutto il video per capire tutta la situazione. Prima di procedere, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi altri contenuti come questo. La situazione finanziaria dell'Inter è sull'orlo del baratro, con l'accordo tra Zhang e PIMCO, che rischia di saltare, mettendo a rischio il futuro del club nerazzurro. Secondo Bloomberg, le trattative tra le due parti sono ancora in corso, ma la strada per raggiungere un accordo sembra essere tutt'altro che agevole, con incertezza e tensione che permeano l'atmosfera. Il conto alla rovescia è già iniziato, con la scadenza del 20 maggio, che incombe sul presidente dell'Inter, il quale deve trovare una soluzione per ripagare il prestito di 375 milioni di euro a Oaktree. Tuttavia, l'accordo con PIMCO, che dovrebbe garantire il necessario finanziamento per saldare questo debito, è ora in bilico. Questo è un grosso problema, che si pensava ormai risolto, e invece la situazione sembra tutt'altro che sistemata. La trattativa prevede un prestito da 435 milioni di euro in bond privati, con scadenza nel 2026, e interessi del 15%, in pagamento in kind, ovvero con il pagamento degli interessi, solo alla scadenza del periodo. Tuttavia, l'incertezza sul raggiungimento di un accordo mette a serio rischio la stabilità finanziaria dell'Inter. Su questo vogliamo sapere il tuo pensiero. Secondo te perché PIMCO non si fida che Zhang abbia la capacità di ripagare il debito? Scrivi il tuo parere nei commenti sotto al video. Se l'accordo tra Inter e PIMCO dovesse saltare, le conseguenze sarebbero devastanti per Zhang e per il club, mettendo a repentaglio la sua stessa esistenza. La mancata possibilità di saldare il debito con Oaktree potrebbe portare a conseguenze legali gravi e ad un possibile collasso finanziario dell'Inter. Inoltre, la notizia dell'incertezza delle trattative getta un'ombra cupa sul futuro del club, suscitando preoccupazione tra i tifosi e gli appassionati di calcio. La situazione è critica e richiede un intervento rapido e risolutivo per evitare il peggio. La mancata conclusione dell'accordo tra Zhang e PIMCO rappresenterebbe un autentico disastro per l'Inter, mettendo a repentaglio il suo futuro e la sua stessa esistenza nel mondo del calcio. Clamorosa la quantità di denaro che la Juventus ha pronta per il prossimo calciomercato. Una miniera d'oro pronta ad essere sfruttata al massimo per creare la nuova Juventus. Guardate tutto il video per capire le potenzialità in mano a Giuntoli. Prima di procedere, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi altri contenuti come questo. La Juventus sta per vivere una vera e propria rivoluzione finanziaria che potrebbe cambiare il volto del club e rilanciarlo ai vertici del calcio mondiale. Il potenziale tesoretto che la società bianconera potrebbe incassare dalle possibili cessioni dei giovani talenti della Next Gen potrebbe superare i 100 milioni di euro, aprendo così la strada a una serie di investimenti mirati per rinforzare la rosa e competere ai massimi livelli. Con giocatori come Matthias Sule, Dean Huijsen, Enzo Barrenechea e Caio Orge, pronti a entrare nel giro della prima squadra o a essere ceduti a cifre considerevoli, la Juventus si trova di fronte a un'opportunità unica per rimpinguare le proprie casse e reinvestire in giocatori di grande classe. Questo potrebbe rappresentare il preludio a una nuova era di successi per il club, che mira a ritrovare la propria dominanza, sia a livello nazionale che internazionale. I possibili introiti derivanti dalle cessioni di questi talenti potrebbero finanziare oltre il 50% della campagna acquisti della Juventus, consentendo al club di puntare su giocatori di alto livello per rafforzare ogni reparto della squadra. Su questo punto vogliamo sapere il tuo parere. Scrivi nei commenti sotto al video, per ogni reparto della squadra bianconera, il nome di un calciatore che serve per far tornare grande la Juve. Vogliamo sapere i vostri acquisti top. Con nomi come Crystal Palace, Newcastle e Lipsia, interessati ai gioielli della Next Gen, la Juventus potrebbe ricevere quindi ingenti somme di denaro che potrebbero essere reinvestite strategicamente per garantire un futuro di successo. Questa miniera d'oro potrebbe rappresentare una svolta epocale per la Juventus,
consentendole di competere con i migliori club europei e di tornare a sollevare trofei importanti. E chissà che nomi importanti come Modric o Kroos, per non parlare di un nuovo allenatore, che incarna lo spirito juventino, non possano presto diventare realtà a Torino. L'opportunità di rinforzare la rosa, con giocatori di talento, potrebbe essere la chiave per il ritorno ai fasti del passato e per la conquista di nuove vittorie. I tifosi aspettano con ansia di conoscere la nuova Juve. Ora tocca alla società. Scioccanti le dichiarazioni di Criscitiello contro Allegri. Guarda tutto il video per capire cosa sia successo. Prima di procedere, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi altri contenuti come questo. Le parole di Criscitiello su Allegri hanno scosso il mondo del calcio, gettando ombre oscure sull'era dell'allenatore alla Juventus. Il direttore di Sport Italia non ha usato mezzi termini nel suo duro commento, denunciando la chiusura imminente di questa fase, senza alcuna dignità sportiva o rispetto. Secondo Criscitiello, Allegri si è completamente smarrito, dimenticando il peso della maglia bianconera e l'importanza del proprio ruolo. La recente sconfitta contro la Salernitana, una squadra al bivio della storia, ha sollevato interrogativi su dove stia dirigendosi la Juventus sotto la guida dell'allenatore. L'analisi di Criscitiello si fa ancor più tagliente quando mette in risalto il record negativo che la Salernitana potrebbe infrangere, e questo rende ancora più pesante il risultato negativo del pareggio ottenuto l'altra sera da parte della Juventus. La critica raggiunge il culmine quando Criscitiello invita Allegri a preparare la valigia dopo la partita contro l'Atalanta nella finale di Coppa Italia a Roma, suggerendo che potrebbe essere giunto il momento per lui di abbandonare la panchina bianconera e tornare a seguire la sua vera passione, i cavalli. Su queste dure parole vogliamo sapere il tuo parere. Ha ragione Criscitiello a usare toni così duri nei confronti di Allegri? Scrivi il tuo pensiero nei commenti sotto al video. Il direttore di Sport Italia non nasconde la sua frustrazione riguardo all'attesa per l'arrivo di Thiago Motta come possibile successore di Allegri, descrivendo il clima come snervante. Le sue parole sono un grido di indignazione, riflettendo il malcontento diffuso tra i tifosi e gli addetti ai lavori nei confronti della situazione attuale della Juventus. Le accuse di Criscitiello creano un vero e proprio scandalo nel mondo del calcio, sollevando domande sul futuro della Juventus e sulla leadership di Allegri. La pressione sulle spalle dell'allenatore e della squadra è palpabile, mentre il club cerca disperatamente una via d'uscita da questa crisi, che minaccia di oscurare il suo prestigio e la sua storia gloriosa. Ciao, e alla prossima notizia!